A 6 anni dal terremoto, FM TV si incammina sulle strade del cratere con l'intento di mostrare un'area fra 4 regioni ferita dai crolli, ma che vuole mantenere vivo il senso della comunità, il lavoro della montagna e le sue tradizioni. Lasciata Acquasanta, proseguiamo lungo il fiume Tronto, alla volta di Arquata, al confine fra Marche e Lazio. Cantieri ovunque, dal traforo e l'allargamento dei tunnel per lo scorrimento della strada statale Salaria alle casette in pietra disseminate fra i vicoli della frazione Trisungo. Ogni abitazione diroccata ha un pannello edile con nome di famiglia. Scorgiamo quindi la nuova Pescara del Tronto, costruita dal nulla, più a valle, tutta a piano terra e in travi di legno, che sostituiscono la pietra del paese distrutto. Sembra di entrare in un villaggio del Far West americano, con la trattoria e il bar come saloon, la chiesetta con il campanile, un piccolo centro commerciale che funge da emporio di prodotti tipici del luogo per i turisti di passaggio: funghi, tartufi, legumi, salumi e formaggi. Gli abitanti resistono nell'attesa di tornare nelle case native ricostruite. Più avanti, sul confine, la zona industriale, con l'insediamento della fabbrica di calzature Toz, a modello di quella di Casette Dete, evoluta dalla famiglia Della Valle per dare lavoro e un motivo per restare ai giovani del luogo. Centro Italia TV è la nuova veste dell'emittente che accenderà i riflettori sull'identità e la voglia di rinascita di queste antiche e orgogliose popolazioni. Seguiteci.